tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'invito, per essere qui. Ho sentito gli interventi, non mi sono preparato l'intervento perché ritengo che il dibattito sia la chiave di qualsiasi incontro. Ho sentito parlare di alcune cose, hanno chiesto di rivedere il primato della politica. Forse c'è da capire che i cittadini stanno cercando qualcos'altro, che non sia la politica, questo grande calderone dove inserire le cose. Nascono quotidianamente dei comitati di cittadini, per il Lura, ad Appiano è stato annunciato soltanto ieri. Le esigenze sono forse delle altre. La sinistra forse avrebbe bisogno di capire questo, di questa necessità, di evitare di schierarsi su posizioni ferme. Ci dicono che siamo l'espressione del populismo, vero, probabilmente lo siamo, perché è questo che serve alla gente, serve una visione diversa di fare politica, serve una visione diversa di essere all'interno della politica. Siamo cittadini che si prestano in un qualche modo, e parlo un po' in generale, anche se mi occupo soltanto di quello che succede nel comune di Como, assolutamente non ci sono dettati dall'alto come si va in giro a dire, che ci dicono dovete parlare di questo, dovete fare quello. Siamo cittadini completamente liberi che cercano di impegnarsi su idee che ci arrivano da altri cittadini. Purtroppo in Europa non c'è forse più tempo di aspettare uno o due anni, come ho sentito dire. Le elezioni ci saranno l'anno prossimo e saranno elezioni veramente importanti. Noi le riteniamo veramente importanti perché dopo bisognerà aspettare altri 5 anni. Siccome nasce dall'Europa questo sistema di fare politica per qualcos'altro, adesso ci sono, è vero, ci sono quel mostro che è rimasto soffitto per diversi anni, si sta ripresentando in alcuni stati, è già entrato nel governo oppure è entrato in Parlamento, quel mostro che prende e strumentalizza l'odio per altre persone, trovare il nemico per trasformare le cose. E questo è frutto anche di quello che si sta dilagando, povertà, disoccupazione. L'Europa non ha una funzione che è realmente sociale, non ce l'ha, perché ci sono dei dettati e quelli devono essere rispettati, si vanno a perdere dei diritti, sta succedendo purtroppo un po' dappertutto. Questa Europa non è basata su quello che ritengo da esterno, vicino anche in qualche modo, dovrebbe essere la base della sinistra. In Italia sinceramente faccio fatica a vedere una sinistra o un centro-sinistra. Spero che sia chiaro che quello che attualmente sta governando è un sistema che non c'entra niente con la sinistra italiana, è qualcos'altro. Lo è chiaro a tutti. Si tende a spaccare perché rendendo disuniti si fa più fatica poi a trovare delle argomentazioni, quindi anche quello che è successo, è già successo diverso tempo fa, ma che è stato dichiarato adesso, che è andato a colpire anche SEL, è dimostrazione di quanto è difficile fare politica stando fuori dai poteri forti. Il populismo che ci viene indicato come strumento che sta nascendo adesso non è più vero, perché se siamo il 25% di questa alle scorse elezioni, se abbiamo 150 deputati all'interno del Parlamento, forse siamo già un po' oltre, non vedeteci più come dei nemici. A maggio ci saranno le elezioni, ripeto, quindi conviene sbrigarsi e prepararsi a queste elezioni che saranno veramente importanti. E la nostra posizione è sempre stata su alcuni argomenti che purtroppo le attuali sinistre che sono al governo ritengono fondamentali, alcuni sì, alcuni no, ma la grande maggioranza ritiene fondamentali, come possa essere la TAV, l'Expo, sul territorio comasco, la Tremezzina. Attenzione, a cosa servono questi strumenti? Bisogna essere pronti anche a fare le cose con risorse sempre inferiori rispetto al passato. Adesso stiamo su Como, un argomento grosso, proprio la Tremezzina, subito i titoli dei giornali, vogliamo abbattere case, vogliamo fare altre cose. In realtà noi chiediamo semplicemente, i cittadini cosa vorrebbero fare per la Tremezzina? Vogliono aspettare 20 anni a avere questo grandissimo traforo che devasterà per 20 anni il turismo e i cittadini? Oppure trovare delle soluzioni magari intelligenti, a costo molto più moderato, che possano dare la possibilità di sfruttare subito le risorse e nel mentre studiare
studiare un progetto fatto che non sia soltanto fatto per avere 330 milioni di euro da spendere sul territorio per le solide imprese che fanno le cose. L'articolo 138, io ringrazio tutti quelli che con me sono venuti a Roma a protestare a favore dell'articolo 138 con la via maestra. Già da settembre noi ci siamo battuti in piazza e non si è visto nessuno ha voluto dare una mano su come. C'è sempre tempo anche di darsi una mano di continuo. Anche quella piazza era molto fermente, alcuni ci hanno attaccato perché avevamo la bandiera del Movimento 5 Stelle, quando siamo lì soli che in Parlamento ci battiamo veramente contro l'articolo 138. Anche lì purtroppo al 10 di dicembre sarà tutto finito, perché i numeri ci sono, a meno di avere qualche santo in paradiso che possa aprire gli occhi e rendersi conto che forse passare dai cittadini sarebbe la sola cosa intelligente. Sì, io mi reputo un populista e lo faccio anche all'interno del Consiglio Comunale con le idee che porto, che altri cittadini, che persone che mi fermano, che persone che partecipano al nostro invitato ci aiutano a portare. Purtroppo stiamo perdendo la possibilità di andare ad avere quei diritti fondamentali. Ne abbiamo perso la possibilità solo 2 settimane fa per quanto riguarda le coppie di fatto, che c'è stato qualcosa di poco chiaro, di poco pulito, si sono aggrappati a un qualcosa definendolo non valido perché non è previsto dalla legge. Bene, tra poco faranno la stessa cosa probabilmente su qualcos'altro che sarà il testamento biologico, che speravo andasse in discussione un po' prima, ma i tempi burocratici scoprono mie spese che sono lunghissimi. Però sono quei diritti, non sono legislati, allora non ne parliamo. Invece in realtà per me la politica dovrebbe essere questo, c'è questo bisogno, come si schiera, dice serve questa cosa, e poi lo Stato ne prenderà atto, la regione, quello che si vuole. Vi prego di vedere il mio intervento semplicemente come una dichiarazione. Qualsiasi idea buona, l'avevo già detto a suo tempo a Supino appena erano finite, purtroppo siete rimasti fuori dal Consiglio Comunale, le idee buone noi le appoggiamo, da qualsiasi parte arrivi non vogliamo mettere cappello, quindi non vedetemi, come purtroppo spesso accade, come un nemico, non personalmente, ma il Movimento 5 Stelle, questa mandria di incapaci o che non hanno voglia di fare. In realtà è tutto il contrario. Siamo capaci perché siamo quella realtà che arriva completamente fuori dalle logiche dei partiti, dei doveri verso qualcun altro, quindi magari ci impegniamo anche un po' di più per cercare di imparare. In comune se ne accorgono che sbaglio spessissimo a presentare le mozioni, sbaglio magari a fare le interrogazioni che non vanno scritte in un determinato modo, ma mai un'idea è stata contestata in questo senso. Quindi non vogliate vedermi come un nemico, ma una risorsa, una porta all'interno del Consiglio Comunale. Vicino Nessi, che con me si batte su alcune cose, spesso è un po' più, deve rimanere un po' più bavagliato perché fa parte di una coalizione che sta amministrando la città. Quindi cercate di vi parlo a cuore aperto, cioè vi dico semplicemente le cose che non si possono dire, però non è un problema dirvelo. Spero che vogliate appunto vederci come Movimento 5 Stelle, come una finestra, una porta, quello che volete all'interno del Consiglio Comunale per quanto mi riguarda, quindi, e anche in Regione abbiamo diversi rappresentanti. E spero che vogliate sfruttarlo se avete delle esigenze da sottoporci. Buon congresso e spero che riusciate ad andare oltre i preconcetti che raccontano le televisioni o i giornalini. Grazie.